Il tiro a segno nazionale Macerata sorge all'incirca con l'Unità d'Italia, quindi con quasi 150 anni di storia alle spalle si colloca come uno dei movimenti sportivi più longevi della città. Nel 1970 il circolo si sposta in Contrada Pieve, collocazione odierna, che oggi conta quasi 500 iscritti tra soci normali, soci obbligati e forze dell'ordine. Negli ultimi anni sono avvicinati parecchi giovani, stiamo lavorando molto con i giovani e vedo che ci sta dando anche delle belle soddisfazioni a livello nazionale. Nel 2011 con la squadra juniores abbiamo riportato due titoli italiani, quindi una bella soddisfazione per chi li segue e per chi lavora con loro, chi dedica tempo e impegno. Manca un po' di cultura per quanto riguarda il tiro a segno, perché sai, noi usiamo delle armi, tra virgolette, però se usate in una certa maniera è anche uno sport bello da vedere, dove sviluppa molto la concentrazione. E negli ultimi anni c'è molta affluenza anche da parte dei soci frequentatori normali, quindi vuol dire che lo stanno conoscendo piano piano, credo che cresceremo anche noi. L'arma dei carabinieri è vicina al tiro a segno, c'è un bel gruppo sportivo, tra cui l'atleta Tesconi che quest'anno a Londra ha vinto la medaglia d'argento nella pistola a metri 10, poi abbiamo anche Ciccioli Massimo, un paesano, quindi un amico, e lui ha vinto moltissimi titoli italiani in varie specialità, quindi è un bel gruppo. Gatti, succeduto al presidente Giumetti, ha ricordato come le forze armate sono vicine al tiro a segno, sostenuto anche dal CONI provinciale. Questa è una società che intanto è l'unica Macerata città nel comune di Macerata, ma soprattutto per la serietà con cui Giumetti ha operato fino a poco fa e il successore che con tanta volontà sta facendo delle cose veramente egregie. Credo che è una cosa che non si può dire, sicuramente grosse critiche, perché sta lavorando bene anche verso la promozione sportiva. Abbiamo visto molti giovani, una società come questa che annovera 300 soci, sono poche le società a questo livello, perciò per Macerata è sicuramente un onore, e anche per il CONI, perché quando noi abbiamo dirigenti che c'ha tutta questa bononda o chi come ha lavorato fino a ieri, Giumetti, che credo che ha tutta la nostra riconoscenza. La struttura del tiro a segno nazionale Macerata comprende uno stand per il tiro a 50 metri, due stand per il tiro a 25 e il Michelangelo Palestra di tiro a metri 10. E come sottolinea l'assessore allo sport Canesin, è un'importante risorsa per la città. Questa associazione che sta lavorando molto e bene, soprattutto con i giovani, e quindi abbiamo collaborato insieme con questa associazione per ingrandire il tiro a segno e fare i 50 metri. E quindi insieme abbiamo lavorato per portare avanti un discorso serio in questo settore. E quindi è un riconoscimento al lavoro di questa società. E ci fa piacere avere una medaglia olimpica qui a Macerata, è un onore per noi, con la speranza di tanti giovani di poter portare avanti, fare le stesse gesta di questa medaglia d'argento. Da 13 anni fiore all'occhiello del circolo è il trofeo Giumetti, che quest'anno ha visto la partecipazione straordinaria di Luca Tesconi, vice campione olimpico all'ultima rassegna di Londra. È un inizio per ricominciare, diciamo, gli allenamenti dopo la pausa, diciamo, dopo le Olimpiadi. Ho avuto poco tempo per allenarmi, però ho detto facciamo intanto qualche trofeo che mi capita per vedere un po' il livello a cui sono adesso. L'adrenalina, diciamo, sta finendo adesso, sono sempre un po' sotto stress perché ovviamente ti cercano e ti chiamano sempre tutti, però è anche vero che bisogna rimetterci testa a cassetto e ricominciare a lavorare, altrimenti non si riprende più. La Coppa del Mondo a Bangkok, adesso dovremo partire il 20 di ottobre da Milano e avrò la gara il 27 di ottobre. Poi penso di prendermi un periodo di riposo, che ancora non ho fatto un giorno di ferie, e quindi a novembre farò una o due settimane di stop e poi comincerò di nuovo gli allenamenti con la nazionale. E il primo grande consiglio è quello di crederci, anche quando magari all'inizio sembra che tutto ti stia andando male, ma l'importante è andare avanti con determinazione e soprattutto credere nel lavoro che uno sta facendo.